Allora, oggi cercherò di spiegare molto velocemente le equazioni, ok? Perché mi è stato chiesto di farlo. Vi farò un esempio pratico, magari cerco un attimo di sfruttare un foglio o qualcosa del genere per farvi capire esattamente cosa intendo. Un secondo, potrei usare anche la lavagnetta, che è anche meglio, ma no. Un foglio più a portata di mano. Allora, sostanzialmente, voi vedete che quando fate appunto un'equazione, uso questa lettera, quando fate un'equazione, vi dovete ricordare che dovete portare sostanzialmente tutti i contenuti numerici, diciamola così, e tutti i contenuti con le lettere. La sto banalizzando in modo assurdo, ci saranno i matematici che mi mangiano vivo, ma tutti i numeri senza lettere e tutte le lettere da una parte, ok? Da una parte le lettere, da una parte i numeri dell'uguale, cioè praticamente vi deve venire una qualcosa come questo, ok? Se partite da, vi faccio un esempio, 2x più 3 decimi più 2 quinti x uguale a meno 3 decimi. Ok, facciamo così. La vedete questa qui? Solo questa qui, ok? Cosa dovete fare? Prima di tutto dovete portare i contenuti numerici tutti dalla stessa parte, ok? Quindi se da una parte è meno 3 decimi e dall'altra è 3 decimi, sarà 2x più 2 quinti x uguale meno 3 decimi meno 3 decimi. Che okay, ve l'ho fatta semplice così riuscite a capire. Vedete qua? Qui. Ok, abbiamo portato tutti i numeri senza le x e tutte le x, questa è le x, stanno prima dell'uguale, quelli senza x stanno dopo l'uguale, ok? Cerchiamo di risolverle, quindi di mettere tutti sotto comune denominatore, dato che 2 quinti x al 5 sotto, ve lo semplifico, mentre 2x non ce l'ha, mettiamo tutto sotto il 5, ok? Quindi diventerà, perché facciamo 2 per 5, 10x più 2x uguale, dall'altra parte per fortuna sono tutti e due meno 3 decimi, l'ho fatto apposta, quindi sarà sostanzialmente meno 6 decimi, ok? Sarà così. Lo vedete qui? Esattamente così, quindi sarà 10 più 2x fratto 5, sarà 12 quinti x uguale meno 6 decimi. Quando arrivate qui, non è finita. Cosa dovete fare? Dovete arrivare a x uguale a qualcosa, quindi dovete portare questa parte di qua, oddio, questa parte di qua, che sta prima della x, il coefficiente di x, dall'altra parte. E come si fa? Sostanzialmente questo lo prendete e diventa di qua il suo inverso, cioè diventa x uguale meno 6 decimi per 5 dodicesimi. Così diventa, ok? Quindi 12 quinti x uguale meno 6 decimi diventa x uguale meno 6 decimi per 5 dodicesimi, perché portare di là il coefficiente di x vuol dire sostanzialmente dividerlo. La divisione però sostanzialmente è ribaltare denominatore e numeratore, dall'altra parte facciamo diventare un per, quindi meno 6 decimi per 5 dodicesimi. Semplificate, 6 e 12 diventa 1 e 2, 5 e 10 diventa 1 e 2, oppure potete anche moltiplicare, quindi facciamo 6 per 5, 30. 10 per 12 fa 120, togliamo lo 0, diventa 30, 3 dodicesimi, diventa un quarto. Oddio, cosa ho sbagliato? No, giusto. Invece, semplificando normalmente, 1 per 1, 1, 1, 2 per 2, 4. Quindi sarà x uguale a meno un quarto. Ok? Vedete qui? Vedete qui? Ok? Avete semplificato facendo 6 e 12 e 10 e 5, quindi 1, 2, 1, 2, oppure moltiplicando fate 30 centoventesimi, semplificate, avete un quarto, ok?
x uguale meno un quarto. Si fa così, da una parte deve rimanere soltanto la x, dall'altra soltanto un numero. E così è risolta. Ricordatevi che quando porto da una parte all'altra dell'uguale un qualcosa, cambia di segno. L'ho cambiato il segno io? Sì, l'ho cambiato il segno. Cambia di segno, quindi se ha più da questa parte diventa meno dall'altra. Ricordatevi che se dovete portare di là il coefficiente, dovete invertire numeratore e denominatore senza cambiare segno. E ricordatevi di semplificare e di mettere tutto da una parte e dall'altra sotto lo stesso denominatore. Ok? Se in questo caso invece di meno 3 decimi c'era meno 3 decimi più un mezzo, dovevo fare tutto sotto il 10, fare 10, come si dice, 2 per 5 è 10, ok? Per farvi capire, ok? Così si fanno le equazioni. Se avete dubbi, scrivete qua sotto. Ci vediamo alla prossima lezione e al prossimo video.